Benvenuti da Mac21 nella presentazione del masterclass dedicato all'architettura e ai modificatori in 3ds Max. Siamo nella Release 2014. All'interno di questo masterclass abbiamo due capitoli che sono stati inseriti per un totale di 53 lezioni in 7 ore. In questi due capitoli noi vedremo tutti i modificatori che sono i modificatori prevalentemente parametrici inseriti direttamente all'interno dell'area dei parametri deformation in situazioni prevalentemente di ambito architettonico. All'interno del masterclass troveremo tutti i file per la versione 2014 che sono stati riaggiornati, essendo questa la seconda edizione del masterclass già pubblicato nelle release precedenti. Dopo questa breve presentazione vediamo che cosa vedremo in questi due capitoli di questo masterclass. All'interno di questo masterclass noi studieremo l'utilizzo della modellazione parametrica con l'ausilio dei modificatori parametrici. Quindi stiamo parlando di tutta questa area denominata Parametric Deformations, dove voi comprenderete le basi del modificatore e l'utilizzo per situazioni medio complesse come questo oggetto. I modificatori che noi studieremo sono questi, parte dell'area dei parametric deformations, quindi i modificatori twist, il modificatore trapper, squeeze, stretch, squeeze, abbiamo il modificatore bend, il modificatore x-form, avremo delle lezioni di accenno ad altri modificatori che non sono parametrici perché li utilizzeremo all'interno di questo corso, nello specifico in questo file che si chiama FFDBox. Le lezioni vertono quindi sulla creazione di modelli come questo, un modello che è rappresentato nella nostra fiera della città, nella città di Milano, e quindi vedremo come si può realizzare una rappresentazione di un plastico di questo tipo. Queste sono altre lezioni più teorico-pratiche su elementi più semplici per comprendere che cosa può creare un modificatore. Il modificatore, infatti, ha la particolarità di poter generare da una primitiva semplice una serie di elementi più complessi. Quindi la nostra base di partenza all'interno di questi esercizi saranno sempre degli oggetti semplici. Quindi la nostra modellazione viene denominata parametrica proprio per questo motivo, perché noi stiamo lavorando con degli oggetti parametrici, quindi degli oggetti che possono essere modificati nel tempo e nello spazio in relazione alle componenti parametriche. Quindi, quando noi studieremo questi modificatori, studieremo la base perché il modificatore ha come gli oggetti poligonali che vengono costruiti tutta una serie di informazioni. Essendo parametrici, hanno più possibilità di modifica. Avremo una serie di informazioni su che cos'è il gizmo, che cos'è il centro, quali sono per ogni tipo di modificatore le impostazioni, in questo caso abbiamo un'impostazione denominata mount e un'impostazione denominata curve, e avremo tutta una serie di relazioni dell'asse e dei limiti. Quindi per ogni modificatore che io vi ho mostrato, quindi nei parametric deformations, studieremo le opzioni, perché ogni tipo di modificatore ha un'opzione che può cambiare in relazione al suo scopo. Lo scopo può essere piegare un oggetto, rastremarlo, schiacciarlo, allungarlo e anche animarlo. Quindi tutta una serie di lezioni su queste tipologie in relazione al modificatore utilizzato. Quindi abbiamo uno che può creare delle pieghe che sono molto utili per realizzare delle strade. Come queste, addirittura possiamo alzare, modificare l'altezza delle pieghe. Avremo una serie di esercizi, che sono anche degli esercizi che qualcuno di voi avrà già visualizzato in alcuni corsi, relativi all'utilizzo dei modificatori in ambito architettonico. Quindi questi modificatori sono molto utili per generare delle forme di architetture moderne, perché come è facile comprendere, è possibile modificare velocemente una forma in fase di progettazione. Quindi
Quindi quando voi avrete compreso come si gestiscono i modificatori, quali sono le loro relazioni, perché abbiamo anche relazioni di istanza, relazioni, reference, eccetera, e a quale oggetto può essere applicato e quali tipi di modificatori possono intervenire per creare, ad esempio, i vetri, sempre con la parametric deformations, per creare dei montanti o per creare le strutture esterne, sarà poi semplice dare vita a tutte le forme che voi volete creare in fase di progettazione. Eccone altri molto simpatici, creati sempre attraverso l'utilizzo di un parallelepipedo. Quindi la base di partenza è un parallelepipedo per creare delle forme che sono forme che mai nessuno di noi avrebbe mai pensato generate attraverso un unico parallelepipedo. Il file finale è il file relativo a questo esercizio che vi ho mostrato all'inizio e quindi costruiremo insieme questo elemento molto particolare. In questo corso noi studieremo le parti dei modificatori parametrici che ancora non abbiamo utilizzato nel primo corso, quindi i modificatori push, modificatori relax, ripple wave, modificatori spherify after regions, lattice mirror, displace, substitutes, preserves. Tutti questi modificatori saranno utilizzati per dei progetti che possono essere più semplici o dei progetti più complessi, come quello che stiamo vedendo all'interno di questo rendering, che sarà uno dei files presenti. Le situazioni saranno differenti, quindi un tipo di modificatore potrebbe essere utilizzato per la gestione di un file di questo tipo e per la gestione di immagini come queste, quindi con un alto numero di elementi gestiti attraverso l'utilizzo dei modificatori che possono essere molto utili nelle rappresentazioni di metropoli affollate con edifici di questo tipo. Sono presenti delle lezioni con dei modificatori interessanti, sia per la gestione dell'animazione perché generano delle animazioni di liquidi, quindi vedremo come si gestiscono questi tipi di modificatori, e sia perché i modificatori che io ho elencato possono essere utilizzati per generare delle strutture differenti. Infatti, nella rappresentazione che vediamo in questo momento, abbiamo una piscina con delle forme molto sinuose. Queste forme sinuose sono state generate direttamente da un parallelepipedo. La cosa importante è comprendere come gestire e poi mantenere le coordinate di V-mapping, come non spaccare gli spigoli quando hanno un'area non morbida per quanto riguarda la curva sullo spigolo stesso e quindi come gestire. Per generare questo tipo di immagine, questo tipo di modello, i modificatori che saranno utilizzati saranno tantissimi, quindi vedremo come utilizzarli al meglio, quali sono i trucchi per non intercorrere in alcuni errori abbastanza fastidiosi. Per la generazione dei liquidi osserveremo come si possono creare diverse tipologie di movimento proprio per i fluidi in relazione ai modificatori che sono disponibili. Con i modificatori si possono fare moltissime cose, si possono generare degli oggetti come questo o si possono generare degli oggetti differenti proprio partendo dallo stesso file. Quindi noi possiamo modificare le forme. Se infatti vedrete all'interno dei files disponibili con i vari render, in cui abbiamo un tipo di immagine e qui abbiamo un altro tipo di immagine. L'oggetto è lo stesso, non è stato modificato attraverso gli strumenti di select, on scale, eccetera, ma è stato modificato attraverso i modificatori e la potenzialità dei modificatori è la possibilità di ritornare a ritroso nella storia, creare situazioni intermedie.
Altro esempio per quello che noi abbiamo detto poc'anzi è proprio questo, la possibilità di creare delle rappresentazioni molto fantasiose attraverso proprio i modificatori per la copertura di oggetti di sedute di design. Importante saranno le lezioni relative all'ambito architettonico. Infatti, nell'ambito architettonico, noi impiegheremo differenti modificatori parametrici e questi modificatori parametrici insieme creeranno questi tipi di strutture. Noi genereremo di diverse situazioni, qui ad esempio ne abbiamo un'altra, qui abbiamo un altro tipo di rendering dove la struttura sale e poi scende, proprio perché il modificatore ci dà la possibilità di selezionare soltanto alcuni elementi e cambiare tutta la struttura in pochi clic, perché la potenzialità del modificatore è proprio questa. Io posso modificare la maglia, posso modificare i pannelli che seguono questa maglia, posso modificare un altro pannello che risulta quasi invisibile ma che rappresenta il vetro, perché qua vediamo le riflessioni, quindi qui abbiamo diversi modelli che concorrono tutti alla stessa forma. Nello stesso momento vedremo come impostarli. Infatti, noi abbiamo diversi files proprio per questa metodologia dove è possibile cambiare la struttura di copertura attraverso i modificatori che abbiamo visto. Qui ne abbiamo degli altri tipi di coperture e sono sempre disponibili all'interno dei rendering che sono già stati calcolati. Quindi sarà sufficiente selezionare uno dei renderings e visualizzare come è stato generato questo tipo di rendering. I modificatori sono utili anche per tipologie di modellazione, per così dire, più organica, perché possono essere utilizzati per generare degli oggetti che altrimenti sarebbero difficoltosi da modellare manualmente. Quindi, con un modificatore noi possiamo creare anche un'immagine di questo tipo, quindi un'immagine molto organica. Bene, i files che noi utilizzeremo sono diversi, le situazioni sono particolari. È stato dato più importanza all'ambito architettonico perché in ambito architettonico ciò che è molto importante è la parametrizzazione della modellazione attraverso proprio il modificatore che consente diverse soluzioni sia in fase progettuale e sia in fase finale. Bene, io vi ringrazio e non mi resta che augurarvi la visione di questo corso dedicato ai modificatori parametrici. Saluti da Mac21.